Nel Vangelo di oggi, preso da Luca, al capitolo 19, dal versetto 1 e seguenti, leggiamo: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo accolse, pieno di gioia. Gesù si trova nella città più antica del mondo, Gerico. La gente si accalca, anche Zaccheo vuole vedere Gesù, ma è basso di statura e allora sale su un sicomoro. Ma si invertono le parti perché Gesù vede Zaccheo e gli dice: «Oggi devo fermarmi a casa tua». Sorpresa e gioia in Zaccheo, che non crede ai suoi occhi. Egli è un ricco, capo dei pubblicani, certamente non simpatico alla gente della città. Gesù, contro ogni visione moralistica, intercetta il cuore di quest'uomo e lo disarma, come solo lui sa fare, chiedendo di essere accolto nella sua casa, cioè nell'intimità della sua vita. Zaccheo era salito in fretta sull'albero, adesso scende in fretta, c'è urgenza. Zaccheo scende ed il suo cuore si apre all'amore, accoglie Gesù. E nella casa che Zaccheo ha alzato si dice: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e se ho rubato a qualcuno, restituisco 4 volte tanto». Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza». Zaccheo ora sta in piedi, è risorto. Per lui comincia una vita nuova, ha ritrovato la sua dignità di uomo. Quando lavorava al suo banco, era seduto per nascondere la sua piccolezza, per ricevere i soldi, forse anche per rubare. Adesso sta in piedi perché non più nell'ansia di prendere, ma nella dinamica del dare. Per la folla è un peccatore, per Gesù è una pecora smarrita che si è lasciata ritrovare. Zaccheo sta in piedi per proclamare che è stato liberato dalla morte del peccato. Accogliendo Gesù, ha accolto la sua misericordia e in un attimo capisce le esigenze di questa misericordia. Gesù non loda Zaccheo per la sua generosità, non gli fa una omelia per dirgli di non ricominciare più, ma fa notare a tutti che davvero la salvezza è entrata in quella casa, facendo così capire che la salvezza è lui stesso. Accogliendo Gesù, Zaccheo inizia a dare ciò che ha e ciò che è, ritrovando la sua dignità di persona umana fatta per la comunione con Dio e con i fratelli. La conversione è una decisione che nasce dall'incontro con la gratuità di Dio. A tutti auguro una serena e buona giornata nella pace del Signore.